A Lucca torna quest'anno per la terza edizione il Festival del Volontariato Villaggio Solidale, in programma dall'11 al 14 aprile. Ne parliamo quest'oggi con due graditi ospiti, Edoardo Patriarca, presidente Centro Nazionale Volontariato. Citiamo una delle tante cariche che ha appunto il dottor Patriarca. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi, bentrovati. Sono in macchina e sto passando proprio per Verona, quindi siamo vicinissimi, anche se... è qui sotto di noi, perché lei sa che noi abbiamo la sede... Noi siamo un pochino in provincia. Nella Lessina, nella Lessina. Ecco, dominiamo un po' dall'alto. Va bene, un piacere sentirvi. Allora, bisogna difendere il non profit, è così, Patriarca? Ma sì, guardi, bisogna difenderlo perché è una delle poche risorse che abbiamo ancora. Tenga presente che nell'ultima indagine Istat CNEL gli italiani danno grandissima fiducia, quasi 8 su una scala 0-10, alle famiglie, alle loro famiglie e al volontariato, mentre per esempio la politica è nei punti più bassi. Quindi è un contenitore, un patrimonio di risorse, di energie che va mantenuto e difeso, perché senza questo patrimonio il paese avrebbe fatto fatica e farà fatica a tenere la crisi che sta vivendo. Alla luce dei cambiamenti in atto in Italia, sotto i vari aspetti, il volontariato deve quindi saper accogliere nuove sfide e nuovi compiti? Ma certo, guardi, soprattutto da una parte cogliere i bisogni nuovi che emergono, perché non è più il paese nostro, non è più quello di 10 anni fa, e quindi il volontariato da sempre è stato abituato, mi permette la metafora, a stare sulla strada, e quindi dico il primo messaggio è stare sulla strada per capire, per comprendere quali sono le urgenze e i bisogni. E la seconda sfida è fare cultura, vede, oggi tutti i valori in cui il volontariato crede sono valori non soltanto del volontariato, sono valori per rifare un po' il nostro paese. Le pensi appunto alla responsabilità, alla gratuità, alla cura delle relazioni, al custodire, come quella bellissima parola che ha usato Papa Francesco nella sua messa di intronizzazione, custodire se stessi, custodire gli altri. Credo che sia questa un po' la sfida più grande del volontariato, ecco. Stare sulla frontiera e davvero fare cultura, ecco, dirci ancora che questo paese è ancora un buon paese. Certo, questa probabilmente è la sfida, no? La cultura, più che le cose da fare, i mattoncini da mettere uno sopra l'altro, il che non è da scartare però, perché bisogna continuare naturalmente ad operare, però oggi un volontariato sempre più, per così dire, proiettato verso la frontiera culturale, che è un po' quella che in tanti sensi, in tanti argomenti ci manca in Italia, si è andata perduta. Sì, direi proprio così, è proprio una cultura, come dirle, civile, ecco, una cultura anche politica, perché dietro il volontariato ha un'idea di paese, ha un'idea di comunità, e quindi rispetto a questo smarrimento del paese, che è uno smarrimento non solo economico, ahimè, ma anche culturale, di visione, credo davvero che il volontariato possa offrire sponda a tutti coloro che desiderano un po' pensare al futuro, ecco, ridare un po' speranza a questo paese, quindi cultura. E convocare le persone, aiutarle, elaborare pensiero, credo che sia un compito grande, ma credo che il volontariato debba in qualche modo portarlo avanti fino in fondo, e Lucca è un po' va in questa diciamo direzione, ecco, le famose lectio magistralis che abbiamo introdotto quest'anno vanno nella direzione di dire, ecco, noi abbiamo alcune parole che ci sono molto care, ma non sono care solo a noi, sono care anche al nostro paese, sono la nostra Repubblica, ecco, certo. Per dirlo un po' in maniera un po' così, un po' ridondante, ma credo anche vera. I temi affrontati in questa nuova edizione sono davvero tanti, quindi ne approfittiamo anche per dare il vostro sito internet www.festivalvolontariato.it. Ci sono davvero tanti nomi prestigiosi. Una carrellata, ecco, delle principali tematiche che saranno affrontate in tema di volontariato. Ma guardi, da una parte appunto queste lezioni fatte da persone, da amici molto cari, che cercheranno di rispiegare un po' tutti, non solo i volontari, anche coloro che verranno, spero tanti, il significato delle parole come democrazia, solidarietà, cura, gratuità. E poi alcuni grandi temi che sono legati al welfare, cioè il welfare che vorremmo, che dobbiamo in qualche modo difendere, ma forse ripensare, tenga conto anche il tema della protezione civile come cura del territorio, il tema dei carcerati, il volontariato impegnato nelle carceri e oggi come si possa davvero ricostruire una cultura
diciamo del recupero dei volontari, dei detenuti, un po' più umana, ecco, meno disastrosa. E poi ancora il volontariato culturale, poi ancora tutto il tema che riguarda un po' la cooperazione internazionale. Come dire, quindi 5-6 grandi medaglioni. Tante cose interessanti, ecco, indubbiamente. Grazie, ecco, citava Protezione Civile, quindi chiamiamo in causa Andrea Cardoni, che fa parte appunto della Protezione Civile, ma è responsabile della comunicazione ANPAS, ovvero Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, si occupa anche del progetto Shoot for Change. Andrea Cardoni, buongiorno e ben trovato anche a te. Buongiorno a tutti voi. Ecco, mi chiedevo quanto è importante per un'associazione, una onlus, farsi conoscere sul territorio attraverso un marketing sociale, utilizzando, sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione. In questi giorni stiamo vedendo un proliferare, l'abbiamo visto in questi giorni anche con l'elezione dell'ultimo pontefice, l'importanza che hanno ricoperto i social network. Per il volontariato è praticamente la stessa identica cosa, cioè riuscire ad avere una comunicazione sia dal punto di vista virale con i nuovi media, ma anche con i vecchi, tra virgolette, media, poter riuscire a fare una buona comunicazione, e per buona non intendo buonista, ma buona che sia utile per gli altri, è parte delle mission, delle visioni del volontariato. In questo caso, ad esempio, come Protezione Civile, ad esempio l'ANPAS fa Protezione Civile, l'ha fatto in Emilia, continua a farlo. Attraverso la comunicazione riusciamo a fare, ad esempio, quello che viene chiamato prevenzione civica, quindi riusciamo a comunicare buoni comportamenti per quanto riguarda la prevenzione in caso di terremoto. Per noi è molto importante tutto questo. Come è successo, scusami, per l'Abruzzo, perché vedevo prima internet che ANPAS, assieme al progetto Shoot for Change, a me il nome ha incuriosito molto, è una campagna Progresso, ovvero fatta da fotografi. Ecco, cosa significa anche questo termine? Lo slogan. Dunque, Shoot for Change, sì, è uno slogan, giusto. È un'associazione di volontariato anche quella, un grande network di fotografi, sparsi praticamente in tutto il mondo, dal Messico fino a Fukushima. Abbiamo raccontato tantissime storie, e questo insieme ad ANPAS abbiamo raccontato ciò che è successo in Abruzzo purtroppo 4 anni fa. Il documentario che avete visto, che si chiama Questa è l'Aquila, l'abbiamo girato lo scorso anno. L'anno scorso, sì. Esatto, 3 anni dal terremoto. Siamo andati a rivedere quello che è successo, cercando di far raccontare agli aquilani quello che avevano vissuto e quello che stavano vivendo. E quindi, insomma, le angosce, ma anche le piccole grandi storie che nessuno ha raccontato. Questa è un po' la mission di Shoot for Change. Un minuto per chiudere il nostro collegamento, ti chiedo, ma c'è un decalogo del buon volontario o del buon operatore della Protezione Civile? Beh, decalogo forse troppo, no? 10, ma ci sono delle caratteristiche, diciamo, no? Per cui... Le caratteristiche fondamentali, sì, sono che sono tutti volontari, devono essere formati, non devono essere la soltanto... formazione. Sì. E questo vale prima... per tutte le onlus, tra l'altro, non solo Protezione Civile. Assolutamente. Quello che ci... all'indomani di purtroppo di ogni emergenza è che abbiamo bisogno sempre più di volontari e un po' meno di volenterosi, cioè all'indomani di un'emergenza sono in tanti e in tante le persone che, toccate nell'animo da quello che succede, cercano di fare qualcosa e si muovono. Noi a queste persone diciamo: prima formatevi, è la cosa più importante questa. Dove porteresti oggi una telecamera per far vedere la bontà degli interventi della Protezione Civile? Quando si fanno le campagne di prevenzione per, ad esempio, per il rischio sismico. C'è una campagna che si chiama Terremoto Io Non Rischio, quest'anno sarà alla terza edizione, in cui volontari, comitati scientifici coordinati dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, insieme al Dipartimento di Protezione Civile, stanno portando la prevenzione in tutte le piazze d'Italia. Lo scorso anno erano 100, il prossimo anno saranno 300. Allora in qualche piazza manderemo le nostre telecamere? Molto volentieri, saremo ad aspettarvi. Grazie mille. Grazie anche ad Andrea Cardoni, responsabile comunicazione ANPAS. Io segnalo ancora il sito, perché merita davvero quindi partecipare a questo bellissimo festival del volontariato, quindi cercate sul web www.festivalvolontariato.it.